l'Austria dà il calcio d'inizio del secondo tempo. C'è la verticalizzazione. Cerca ancora una palla profonda. Tenta la conclusione. Posizione irregolare però. La gioca lunga. Palla profonda a cercare lo spazio. Alfredson. Prova con il tocco basso. Tiro da dimenticare. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Prova a salire in aria. E c'è il gol dell'Austria. E adesso possono tornare a controllare il match. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Alfredson con il lancio in avanti. Il gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere e l'aggressività. Occhio al lancio lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Palla in profondità. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Passaggio in avanti. Palla giocata in profondità. Prova il cambio di gioco. Suggerimento fuori misura. Alfredson. Sigtorsson. Ottimo il fraseggio. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. La soluzione in profondità. Allontana il pericolo. Prova il tiro al volo. Idea buona, precisione no. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Alfredson.
Peterson. Alfredson. Hanno tenuto a lungo il pallone cercando lo spiraglio per andare in porta. Gli avversari però hanno fatto buona guardia chiudendo gli spazi. Prova il filtrante. Karic. Gioca una palla lunga. Palla profonda a cercare lo spazio. Sicuro qui l'intervento del portiere. Pallone in avanti. Cerca ancora una palla profonda. C'è la verticalizzazione. Vuole la profondità. C'è ancora un lancio lungo e profondo. C'è il cross. Allontana. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Tegel feroce. Cerca spazio. Ci prova. La gioca lunga. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Cerca spazio. Giocata nello spazio. Occhio al traversone. Va di testa. È mancata un po' di precisione. L'Austria ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. La palla viene respinta. La mette sulla sinistra. Fuchs. Tenta il cross. Ottimo disimpegno, fondamentale. Non c'è più tempo, finisce qui. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Che rimonta, Luca, cosa ne pensi? A un certo punto per loro la partita si era messa male, ma non si sono fatti